Il vino di cui parleremo oggi potrebbe avere qualche spunto diabolico. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Fra Diaure di Palazzo Tronconi. Siamo ad Arce, in provincia di Frosinone, ed è qui, nel cuore della ciociaria, che Palazzo Tronconi, una tenuta con annesso agriturismo, produce vini a partire da vitigni autoctoni del Lazio, a volte dimenticati o non così largamente utilizzati. Ed è proprio questo il caso di Fra Diaure, Fra Diavolo, questo vino che prende il nome dalla dizione in dialetto ciociaro di questo personaggio, Fra Diavolo, che è nient'altro che il nomignolo di Michele Arcangelo Pezza, un brigante e rivoluzionario che operò, se così si può dire, tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, tra queste zone e il regno delle due Sicilie, nel periodo pieno della rivoluzione napoleonica e della successiva restaurazione dei Borboni. Il nomignolo era dovuto al fatto che questo brigante, questo personaggio storico, non aveva così tanta voglia di studiare e quindi il suo precettore diceva: hai un nome da angelo, infatti si chiama Michele Arcangelo, quindi non sei un frate arcangelo, ma sei appunto un fra diavolo, proprio perché aveva poca voglia di studiare. Ma invece qui Fra Diaure è un ottimo rappresentante di vino ottenuto dal vitigno Lecinaro, un vitigno autoctono del Lazio a bacca scura, che è tornato, diciamo, ad essere coltivato recentemente, appunto qui nella zona del Frusinate e zone limitrofe, e Palazzo Tronconi, che ho avuto modo di conoscere alla manifestazione dei vignaioli indipendenti del Mercato Fivi di Piacenza, ce lo propone in questa versione in rosato. Andiamo a vedere dalla nostra scheda dei dettagli, per così dire, un po' più tecnici. Come potete vedere, l'annata in degustazione è il 2018, è prodotto con 100% uva Lecinaro e la gradazione alcolica è di 12 gradi. Andiamo quindi a vedere il nostro vino più da vicino e già dal colore possiamo vedere che per essere un rosato è un colore abbastanza particolare. Si tratta infatti di un rosso ciliegia tenue e quindi insomma un rosa, diciamo, abbastanza carico. Andiamo a sentirlo al naso. Beh, sicuramente c'è un ottimo gioco di frutta. Mi viene in mente ad esempio la prugna, oppure gli agrumi, c'è questa nota agrumata tra il limone e il cedro che lo rende sicuramente molto piacevole al naso. E c'è anche un certo sentore dolce, quasi miele, che appunto trapela andando a sentirlo al naso. Andiamo a sentirlo invece al gusto. Allora, sicuramente è un vino che lascia una freschezza in bocca notevole, ha un tannino accennato ma non fastidioso, molto morbido, un vino molto equilibrato. La nota agrumata che ritorna, quasi soprattutto in fondo, se quando vi rimarrà in bocca sentirete quasi un ricordo tipo di limone che vi rimane, e questa è una bella sensazione fresca, e un'acidità che c'è però è comunque molto ben bilanciata, e una buona anche persistenza che è dovuta anche a questa nota di limone che sicuramente al palato vi rimarrà per un bel po'. Bene, quindi dopo averlo assaggiato, cosa possiamo dire di questo vino? Beh, intanto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, allora potete acquistare questi vini, quelli della cantina di Palazzo Tronconi, sul loro sito. Da quello che ho potuto vedere, vi do ahimè una cattiva notizia, pare che il
il Lecinaro Fra di Aure sia esaurito. Comunque viene venduto, se non ricordo male, a 16 euro alla bottiglia. È secondo me una cifra ben spesa per un vino del genere, soprattutto perché parliamo di qualcosa che non si trova così facilmente, non è una produzione vastissima e quindi merita magari qualche euro in più per essere provato. E provato in che occasioni? Beh, sicuramente questo è un vino che può andare bene per un aperitivo, quindi magari con degli stuzzichini, oppure ve lo consiglio con il pesce. Ecco, un bel primo di pesce, magari un, non so, un bel pacchero con il pesce spada, oppure altri piatti comunque della cucina di mare. Ma secondo me con un pasto non troppo articolato, quindi con dei gusti non troppo esagerati, può essere anche un'ottima scelta a tutto pasto. Quindi occasioni d'uso, come dicevamo, aperitivo, pure una cena magari estiva, oppure anche come dire, un qualche cosa, quando magari anche una cena fatta a base di stuzzichini, ecco, questa potrebbe essere tipo un buffet in piedi, ecco, anche questo potrebbe essere un buon vino da proporre in queste tipo di occasioni. E temperatura di servizio sulla scheda tecnica è scritto tra i 18 e i 20 gradi, mi permetto di insomma di consigliare anche un qualche grado in meno, soprattutto se magari lo bevete d'estate, perché sicuramente questa nota molto fresca si apprezza di più se il vino è a una corretta temperatura. Dovendo dare un giudizio complessivo, beh, devo dire che è un vino che mi è molto piaciuto, veramente per questi gusti molto freschi, chi apprezza questo vino fresco, comunque con note ben distinguibili e ben chiare, sicuramente avrà le mie stesse sensazioni. È un vino che secondo me vale la pena provare se lo trovate in enoteca oppure un po' in giro, o se no avete una scusa per partecipare al mercato Fivi, e sicuramente se lo proverete non vi deluderà, ed è anche un modo per andare a scoprire dei vigneti e dei vitigni che purtroppo, ahimè, molto spesso vengono dimenticati perché non sono di larga produzione, e quindi è anche bello ogni tanto riscoprire qualche particolarità locale. E in questo devo dire che il proprietario, che ho avuto modo di conoscere alla manifestazione, è sicuramente un grande difensore, un grande portatore, è veramente una persona molto genuina, molto simpatica. Se avrete modo magari di contattarlo, loro hanno anche un agriturismo lì in zona e volete appunto fare una piccola vacanza, sicuramente apprezzerete i suoi modi e la sua allegria. Bene, con questo direi che per oggi vi ho detto tutto. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale e se avete qualche domanda, qualche dubbio, con l'hashtag AskTheWine qui sotto nei commenti potete farmi tutte le domande che volete. Io risponderò ovviamente se vi so dare la risposta. E dopo avervi ricordato, come sempre, che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, vi chiedo ancora qualche attimo di pazienza perché fra un po' arrivano i voti. Un ciao da Francesco e da The Wine Channel.